Nel 1945 gli alleati decidono che l'unica cosa che mancherà all'Italia sarà un'assoluta libertà politica, perché non avendo stima per il popolo italiano non ritengono che possa gestirla e quindi decidono che saranno loro a controllarla. Dai documenti desecretati oggi noi sappiamo che questo tipo di controllo avveniva in più modi, attraverso il ricatto, attraverso il scegliere delle persone che potessero essere facilmente condizionabili, perché magari avevano delle debolezze evidenti da poter mettere ai punti, ai vertici delle istituzioni del paese, e se questo non era sufficiente, nel causare una cronica debolezza dei governi, non disdegnando, in caso di necessità, di minacciare dei colpi di Stato e di compiere atti di terrorismo e stragi. E questo è chiaramente detto nei documenti oggi consultabili dei servizi segreti americani, dove il terrorismo viene definito fattore interno stabilizzante. Quindi di fatto Quindi non esiste un vero e proprio terrorismo come ci vediamo poi oggi, no? Vediamo quel terrorismo, no? Presunto islamico, un po' forse la stessa cosa. per quanto riguarda il terrorismo italiano, noi abbiamo, come accennavo prima, fior fior di terroristi che poi si scopre dai documenti, ma anche da questa sentenza, i cui autori, ad esempio mi riferisco a Freda e Ventura, che poi sono stati riconosciuti come autori della strage di Piazza Fontana, che erano fiduciari dei servizi segreti, non solo, ma che quando a Catanzaro si svolgeva il processo nei loro confronti, i servizi segreti gli fornirono passaporti falsi per scappare all'estero. E i servizi segreti utilizzavano dei movimenti nati, li infiltravano, utilizzavano le persone all'interno dei movimenti per fargli compiere quegli atti violenti o non violenti, più spesso violenti, che ritenevano necessari in quel momento per l'obiettivo che si erano prefissato. Noi, la strategia della tensione è stato un periodo per il nostro paese, anche solo prendendo in esame dal 69 al 74, pensiamo che ci sono stati 4.000 tra assalti e attentati politici e 6 stragi, solo prendendo quell'arco di 5 anni. Poi molti non l'hanno vissuto, molti ne hanno un ricordo diverso forse, oppure non lo ricordano quasi, ma insomma a vederlo nel suo complesso è stato un periodo terribile. Ma se prendiamo poi dal 45 a oggi, le stragi nel nostro paese sono state 13, perché poi in realtà il sistema, visto che funzionava, se all'inizio si è detto applichiamo questa strategia della tensione perché l'obiettivo è non far vincere i comunisti, caduto il muro di Berlino si è attuata la stessa identica strategia della tensione anche se i comunisti non c'erano più. Quindi si torna a quello che dicevo prima: visto che il meccanismo funziona, cambio l'obiettivo, ma uso sempre lo stesso meccanismo. Noi abbiamo avuto tra il 92 e il 93 altre stragi, altri omicidi e un colpo di Stato che è stato denunciato dallo stesso Carlo Azeglio Ciampi, che era all'epoca presidente della Repubblica, e ha scritto e ha rilasciato interviste denunciando che il 27 luglio 1993 lui ha temuto il colpo di Stato e dice: io lo credo ancora adesso che ci sia stato un tentativo di colpo di Stato quella notte. Poi in realtà il colpo di Stato c'è stato, però ancora oggi di questo non se ne può parlare. Tipico della nostra Repubblica, magari se ne parlerà fra altri 20 o 30 anni, però l'ultimo colpo di Stato violento noi l'abbiamo avuto nel 92-93, con lo stesso identico meccanismo dei decenni precedenti.